dai sermoni di Roberto Bracco. Molto familiare e trattare un argomento molto familiare, ma è uno di quegli argomenti che dobbiamo trattare sempre per noi e anche per coloro che hanno bisogno del messaggio dell'Evangelo, cioè uno di quegli argomenti che contemporaneamente, come ogni argomento della parola di Dio d'altronde, esprime una buona novella, un messaggio evangelistico e anche un insegnamento per la Chiesa. Nel capitolo 4 della seconda epistola a Timoteo vogliamo principiare la lettura dal verso 6. Seconda Timoteo, capitolo 4, dal verso 6. Perché quante a me ad ora sono per essere offerto a guisa d'offerta da spandere e soprastà il tempo della mia tornata a casa. Io ho combattuto il buon combattimento, io ho finito il corso, io ho osservato la fede. Nel rimanente mi è riposta la corona della giustizia, della quale mi farà in quel giorno retribuzione il Signore, il giusto giudice, non solo a me, ma a tutti coloro ancora che avranno amata la sua apparizione. Studia di divenire tosto a me, perché Dema mi ha lasciato, avendo amato il presente secolo, e se n'è andato in Tessalonica, Crescente in Galazia, Tito in Dalmazia. Luca è solo meco. Prendi Marco e menalo teco, perché egli mi è molto utile nel ministero. Ora io ho mandato Tichico in Efeso. Quando tu verrai, porta la cappa che ho lasciato in Troade, appresso di Carpo, e i libri, principalmente le pergamene. Alessandro, il fabbro di rame, mi ha fatto del male assai, gli renderà il Signore secondo le sue opere. Da esso ancora tu guardati, perché egli ha grandemente contrastato alle nostre parole. Niuno si è trovato meco nella mia prima difesa, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato. Ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato, a ciò che la predicazione fosse per me appieno accertata e che tutti i gentili l'udissero. Io sono stato liberato dalla gola del leone, e il Signore mi libererà ancora da ogni mala opera e mi salverà e raccorrà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Priscilla ed Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto in Corinto, e io ho lasciato Trofimo infermo in Mileto. Studia di venire avanti il verno, e Ubulo e Pudente e Lino e Claudio e tutti i fratelli ti salutano. Sia il Signor Gesù Cristo con lo spirito tuo. La grazia sia con voi. Amen. Niuno si è trovato meco nella mia prima difesa, ma tutti mi hanno abbandonato. Non sia loro imputato. Ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato. Il Signore è stato meco e mi ha fortificato. L'Apostolo Paolo rende testimonianza della fedeltà del Signore. Quella fedeltà che rappresenta sempre una benedizione per i figliuoli di Dio. Quando parliamo della benedizione conseguente alla fedeltà del Signore, noi ci riferiamo a tutte le promesse che il Signore
è sempre pronto ad adempiere in nostro favore. Ma in questo momento ci vogliamo riferire in maniera particolare a quella promessa che il Signore ha espresso per la Chiesa e per ogni singolo discepolo prima di ritornare al Padre in cielo. Io sono con voi in ogni tempo. Questa parola ci ricorda che il Signore, se è con noi in ogni tempo, è anche con noi in ogni luogo, è anche con noi in ogni circostanza, perché luoghi e circostanze stanno dentro il tempo, e se Egli riempie il tempo con la sua presenza, è con noi anche nelle più diverse situazioni della nostra vita e nei più diversi luoghi dove noi possiamo venire a trovarci. È una dimostrazione evidente, l'abbiamo proprio da Paolo, attraverso questa testimonianza resa da lui. Se c'era un posto nel quale sembrava dover vivere solo l'esperienza del dolore e della sofferenza, Paolo si trovava proprio in questo posto, in un carcere, nella cella di una prigione. Ma in quel carcere, in quella cella, l'apostolo non era solo e non si sentiva solo, perché la presenza del Signore era sensibilmente con lui. Ma Paolo è comparso anche davanti al tribunale di Cesare per essere giudicato in qualità di cristiano, in qualità di servitore di Dio. E come abbiamo ripetuto in molteplici circostanze, in quell'ora l'apostolo avrebbe desiderato vedersi circondato dai suoi fratelli, dalla simpatia dei suoi fratelli. Gliel'avevano espresso tante volte in tante circostanze e in quell'ora particolare egli sentiva imperioso il bisogno della comunione e della simpatia fraterna. Ma proprio perché avvertiva questo bisogno ha sentito ancora di più la mancanza dei fratelli. L'ha notata e l'ha avvertita. Ma egli non è caduto nello scoraggiamento e non è stato vinto dalla situazione, perché se nessuno si è trovato con lui nella sua prima difesa, anzi tutti lo hanno abbandonato, il Signore non lo ha abbandonato. Fedelmente è rimasto con lui, al suo fianco, ha preso la sua vita e la sua causa nella sua mano onnipotente. E lo ha fortificato per rimanere fermo e saldo di fronte a quel tribunale e innalzare la testimonianza della verità e il nome di Gesù Cristo. L'esperienza di Paolo e la testimonianza che egli rende di questa esperienza ci ricorda un'altra volta in questo momento che questa promessa divina del Salvatore, che è stata una benedizione per Paolo, che è stata nel corso dei secoli una benedizione per tutti i credenti, che è in questi giorni una benedizione per tutti noi che abbiamo creduto nel nome adorato ed adorabile del Signor Gesù, potrebbe essere una benedizione per tutti gli uomini. Perché tutti gli uomini hanno bisogno di una compagnia. Tutti gli uomini hanno bisogno di un'amicizia e non c'è compagnia e non c'è amicizia che siano più valide della compagnia e dell'amicizia del Signor Gesù. Questo è vero sempre, questo è vero per ognuno, ma è vero specialmente nella nostra generazione che è afflitta e turbata dalla solitudine. È un paradosso. Lo abbiamo osservato spesso, ma dobbiamo continuare ad osservarlo. È un paradosso, ma è un apparente paradosso, perché è una tragica, una drammatica realtà.
in questo mondo popolato, anzi sovrappopolato, l'uomo soffre la solitudine, una opprimente solitudine. Parlo dell'individuo, considerato singolarmente, esaminato nella sua esperienza personale. Interrogate chiunque, naturalmente a condizione che l'interrogato abbia il coraggio e la sincerità di dichiarare quello che vive nella sua esperienza. Se voi lo interrogate intorno al fenomeno che di più opprime il suo spirito, che forse di più turba il suo pensiero, voi vi sentirete proprio rispondere la solitudine. Ogni uomo è solo, terribilmente solo. Non è che è solo perché si sente dimenticato dai suoi governanti, dagli uomini politici, e noi sappiamo che sono in molti oggi a dichiarare che quanti parlano di ideali, quanti attraverso le più diverse opportunità si esprimono a favore della causa comune, in realtà hanno una causa soltanto da difendere, della propria causa, e gli uomini si trovano soli, dimenticati. Ma oltre ad essere dimenticati da coloro che in alto dirigono le sorti della vita politica, della vita sociale, gli uomini dubitano anche degli amici e delle amicizie. Esistono amici ed esistono amicizie, ma analizziamole fino in fondo, esaminiamole da vicino. Sono delle autentiche amicizie, esistono dei veri amici. Non voglio escludere che ci siano dei casi particolari, ma io sto parlando in generale, proprio in riferimento al problema nel suo aspetto globale. Dobbiamo constatare con amarezza che oggi tutti dubitano dell'amicizia degli amici, e in quanto queste relazioni sono ipotecate dal dubbio, gli uomini si sentono soli, assolutamente soli, oppressi da questa terribile solitudine che esiste anche nelle fabbriche, esiste anche negli uffici. Ci sono delle relazioni lavorative, esistono i colleghi, ma ognuno esiste per conto proprio, ognuno è chiuso nell'ambito della propria personalità, e anche qui ritorna la diffidenza. E anche qui c'è l'esitazione, e anche qui ci stanno le 100 riserve, e l'uomo continua a sentirsi solo, solo. E questa solitudine oggi si manifesta anche nelle case, nel seno delle famiglie, come non si è manifestata mai per là dietro, fino a 50-60 anni fa. Il nucleo familiare rappresentava veramente un nucleo, rappresentava veramente un'associazione nel senso più squisito di questo termine. Ma oggi voi entrate nelle case, ripeto, io sto generalizzando, faccio astrazione da quelle che sono le eccezioni, e constatate che i membri di una medesima famiglia sono estranei gli uni agli altri. Ognuno vive per conto proprio, chiuso nell'ambito della propria personalità. E anche qui ritornano le diffidenze, e anche qui nascono le ostilità, e anche qui si producono i conflitti. E naturalmente quando si parla di queste cose si parla proprio di solitudine. Perché? Perché il marito è solo, la moglie è sola, soli sono i figliuoli, soli sono i genitori, ognuno per conto proprio. E quante volte gli individui fuggono la solitudine della strada, la solitudine avvertita in mezzo alle folle, e la fuggono per rifugiarsi nella loro casa, nell'ambito della loro famiglia. E quella solitudine che hanno pensato di lasciare dietro le spalle, la ritrovano, e la ritrovano purtroppo anche
sotto il tetto domestico, nell'ambito della famiglia, no, queste amicizie occasionali, queste comuni che ritornano con tanta frequenza ai nostri giorni, specialmente in mezzo ai giovani, non riescono a distruggere la solitudine, non riescono a risolvere il problema. Perché? Perché mentre cercano, e cercano con ansia, questa compagnia, questo contatto umano, questa relazione affettiva, si accorgono purtroppo di essere soli, terribilmente soli. E ovviamente questa solitudine acquista una fisionomia drammatica quando è vissuta nella prova, nella sofferenza, nel dolore, e specialmente nei giorni dell'ansia, nelle ore del bisogno, che si cerca qualcuno, un sostegno, un braccio amico, una mano che venga, porta. E allora ci si accorge, il mondo si accorge, tutti si accorgono quanto sia doloroso essere soli, terribilmente soli. È scritto anche nell'Ecclesiaste, vero? E quindi è un assioma antico, è un'affermazione non dei nostri giorni, è un'affermazione che ha riempito tutte le epoche e tutti i luoghi: soli, terribilmente soli, soli senza la possibilità di un dialogo. Non so se voi avete delle esperienze di carattere giudiziario, se conoscete anche soltanto da lontano qualche cosa, sapete che ci stanno dei reclusi che almeno per un certo periodo di tempo si trovano in uno stato di isolamento, non hanno compagni di cella, e la sofferenza più terribile è proprio costituita dal fatto che non possono parlare con nessuno, che non possono dialogare con nessuno. La sofferenza qualche volta assume delle proporzioni che possiamo chiamare di natura psichica, e non sono pochi quelli che addirittura smarriscono la ragione in quelle celle di isolamento. Ma in fondo ogni individuo nel mondo e nella società vive come in una cella di isolamento, perché non può parlare con nessuno, non ha un dialogo, un vero dialogo che stabilisca un contatto, una relazione, una profonda relazione. Ed ecco che sorgono i problemi. Oh, come sarebbe dolce, piacevole poter scaricare questi problemi anche attraverso la strada della confidenza, di quello che comunemente si chiama lo sfogo, ma uno sfogo che possa essere espresso nei confronti di qualcuno che comprende, che è pronto ad intervenire, a simpatizzare. Ma i problemi rimangono, rimangono terribilmente, e gli uomini in questa solitudine vivono con le proprie paure. E anche a questo riguardo dobbiamo convenire che se c'è tanto terrore oggi nel seno della società, tanto spavento fra gli uomini, è proprio perché ogni uomo vive da solo il proprio terrore, il proprio spavento. Quello spavento è dentro di sé e lo consuma terribilmente, in quanto che egli sa di essere solo. Chi si prenderà cura di me? Chi mi riparerà? Chi mi difenderà? Chi mi sarà di aiuto in una circostanza qualsiasi, quando gli eventi precipiteranno, quando le cose saranno ancora peggiori davanti a me ed intorno a me? Ma io credo che in un modo particolare l'oppressione della solitudine sia collegato, strettamente collegato, con il peccato dell'uomo, il povero peccatore che è solo con il suo peccato, che è solo con questo terribile fardello che lo schiaccia. Quando noi parliamo di peccato, ne dobbiamo parlare alla luce della parola di Dio, e quindi dobbiamo riferirci alla condanna del peccato, dobbiamo riferirci alla presenza del peccato, dobbiamo riferirci alla potenza del peccato. E il povero peccatore, schiacciato da questo triplice peso, che poi noi lo definiamo triplice in quanto che vogliamo classificarlo nei suoi aspetti particolari, ma in fondo possiamo dire è il peso del peccato che schiaccia, ed egli non sa come scaricarlo, a chi chiedere soccorso per essere liberato. È in questa solitudine, in questa terribile solitudine, che l'uomo soffre, che l'uomo è turbato, che l'uomo è oppressato. Ma tutto questo ragionamento, per tornare a Paolo,
che invece non si sentiva solo, non si sentiva solo davanti al tribunale di Cesare, non si sentiva solo nel carcere mamertino, non si sentiva solo quando, camminando sulla via Laurentina, era diretto verso il luogo dell'esecuzione, come non si era mai sentito solo attraverso le tante prove che avevano cimentato la sua vita, attraverso le tante esperienze che avevano procurato dolore alla sua carne, ma avevano mantenuto inalterato il suo spirito, avevano mantenuto inalterata la sua anima, perché egli aveva vissuto tutto il suo cristianesimo, tutte le sue esperienze, tutto il suo servizio in compagnia di Gesù. Gesù con lui, sempre con lui, perché egli è il fedele. Io sono con voi in ogni tempo, fino alla consumazione dei secoli. Cari nel Signore, qualunque compagnia è piacevole, qualunque amicizia è piacevole, ma quando ci riferiamo alla compagnia e all'amicizia di Gesù, dobbiamo tener presente che ci riferiamo alla compagnia e all'amicizia di colui che si chiama il Salvatore. Alleluia! Dobbiamo proprio rovesciare quella specie di analisi che è stata compiuta e cominciare dall'oppressione del peccato provato dall'individuo che è solo e che solo compie il suo pellegrinaggio sotto il peso schiacciante delle sue colpe. Se egli è insieme con Gesù, se egli ha accettato quell'amico e quell'amicizia, ha accettato anche la liberazione, ha accettato anche la redenzione. Gesù ha preso i suoi peccati, Gesù ha cancellato le sue colpe, ha allontanato la condanna del peccato, ha tolto il peso del peccato, ha neutralizzato la potenza del peccato, e l'uomo cammina in compagnia di uno che è piacevolissimo nella conversazione, è piacevolissimo nel contatto, ma al di sopra di questo è benefico nell'opera redentrice che compie a favore del credente che lo accetta. Gloria al nome del Signore! Ed egli è pronto a conversare, ed è bello conversare con Gesù, è bello conversare con uno che ci comprende sempre. Non abbiamo bisogno di cercare le parole, non abbiamo bisogno di perfezionare la nostra sintassi, la nostra grammatica, o di rendere più semplici i nostri concetti e i nostri pensieri, perché egli ci comprende prima ancora che noi ci esprimiamo con le nostre labbra, legge direttamente nel nostro pensiero e nel nostro cuore. E quando noi, camminando insieme con Lui, conversiamo e conversiamo in ogni momento della nostra giornata, ci sentiamo benedetti perché Lui ci ascolta e ci accorgiamo che Lui ci comprende perché ci risponde con sapienza divina, con senso di opportunità. Gloria al nome del Signore. E infatti è penoso non essere compresi, vero? Oh, quanto è penoso non essere compresi, non solo nel linguaggio, ma nei sentimenti, nelle intenzioni. Qualche volta noi ci sentiamo un po' macerati noi stessi perché nelle nostre relazioni familiari o comunitarie incontriamo dell'incomprensione, veniamo interpretati in una maniera sbagliata, anche le nostre migliori intenzioni o le nostre più pure parole vengono fraintese, ma questo non avviene mai con il Signore, colui che è disposto ad essere con noi, a camminare con noi, è disposto a conversare sempre, egli accetta il dialogo e ci benedice grandemente in questo dialogo perché ci dimostra che ci comprende benissimo, ed egli, oh cari, ci sostiene attraverso questa conversazione che poi è la conversazione di tutta la nostra vita. E com'è bello avere Gesù e la sua divina presenza quando siamo assillati da problemi preoccupanti o quando siamo forse turbati ed afflitti da infermità, da malattie.
Io guardo ai monti e ai colli per vedere da dove mi viene l'aiuto. È l'espressione del salmista in uno dei salmi dei pellegrinaggi. Ma egli è pronto ad affermare: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli ha creato tutte le cose e ha creato anche me. Quindi egli conosce i miei problemi e conosce anche le mie malattie. Che cos'è per lui prendere nelle sue mani divine ed onnipotente le mie ansie e le mie necessità? Con una sola parola, con un solo tocco della sua mano, egli può fare per me quello che 100 medici e 1000 medicine non potranno mai fare. Gloria al nome del Signore. Che bello, è bello avere Gesù. Io penso in questo momento, quando Pietro ed Andrea invitarono il Signore ad entrare nella loro casa. E Gesù entrò, raccolse questo invito ed entrò nella casa. E appena entrò nella casa, così troviamo scritto nell'Evangelo, si accostarono a lui per dirgli che la suocera di Pietro era ammalata. La prima cosa che fecero nei confronti di quell'ospite, cari nel Signore, di metterlo al corrente di questo stato che esisteva nella casa. Noi non troviamo scritto esplicitamente che lo sollecitarono per una guarigione, ma gliene parlarono, e basta parlare con Gesù. Lui sa quello che deve fare, lui sa come deve farlo, e infatti non appena venne a notizia di questa circostanza, egli volle vedere questa suocera e si avvicinò a lei. Di questa ammalata, e leggiamo che era ammalata gravemente perché era afflitta da una grande febbre. Ho detto già un'altra volta, in Palestina in quei giorni non possedevano gli strumenti farmaceutici che possediamo ai nostri giorni, e quindi si regolavano in base alle loro esperienze e distinguevano la piccola febbre dalla grande febbre, e parlavano di grande febbre quando l'ammalato era veramente grave e le reazioni fisiche portavano questo rialzo termico del corpo fino ad una proporzione preoccupante, e la suocera di Pietro si trovava in questo stato. Ma Gesù si avvicinò e sgridò la febbre. Gesù può parlare con la febbre, Gesù può parlare con il mare, Gesù può parlare con i venti, Gesù può parlare con i pesci, Gesù può parlare con tutte le potenze che stanno sopra di noi e intorno a noi, e tutto deve ubbidire a questo amico fedele, a questo compagno prezioso. Gliene parlarono, egli sgridò la febbre e la febbre se ne andò. Era stata sgridata da Gesù. Poteva resistere alla parola del maestro? Non poteva resistere, e la febbre lasciò la donna, e la donna si alzò e prese a ministrare a questi ospiti che erano entrati nella sua casa. Gloria al nome del Signore. E Gesù c'ha la stessa potenza, egli è potente a sgridare la febbre, ma non soltanto a sgridare la febbre. Noi purtroppo facciamo una specie di classificazione delle nostre infermità e dei nostri problemi, e poi poniamo queste classificazioni di fronte alle capacità del Signore. Noi pensiamo che per una febbre il Signore possa intervenire, per un raffreddore il Signore possa aiutarci, per una piccola indisposizione possa stendere la sua mano, ma quando poi la situazione clinica si aggrava, allora dobbiamo aiutarci da noi o dobbiamo sollecitare l'aiuto della scienza umana. Ma per me risuonano le parole di Ocari del re di Israele, che davanti al Signore disse: Signore, io so che davanti a te non c'è nessuna differenza nell'aiutare quelli che hanno tante forze come aiutare quelli che hanno poche forze. Noi abbiamo poche forze, ma noi ci appoggiamo sopra di te. Fa che l'uomo non prevalga contro di te, o Eterno. Alleluia. E noi dobbiamo cambiare un po' le parole, dire: Signore, noi sappiamo che davanti a te non c'è nessuna differenza tanto nel guarire una piccola malattia quanto una grande malattia, una piccola febbre o un tumore, sono proprio la stessa cosa con te. Noi ci appoggiamo sopra di te, onora le tue promesse e glorifica il tuo nome. Ma questo lo possiamo fare
quando non siamo soli, quando Gesù è con noi, quando Gesù ci accompagna nel corso della nostra vita e del nostro pellegrinaggio. È bello sapere che non siamo soli, abbiamo il preziosissimo figliuolo di Dio al nostro fianco e nel nostro cuore che ci conduce lungo il sentiero di questa vita. È bello camminare, è bello pensando che un giorno anche noi arriviamo alle sponde del Giordano. È bello guardare il Giordano, vero? E guardarlo sotto un certo profilo. Poi guardarlo sotto un altro punto di vista, forse meno bello, almeno per la nostra carne. Quando parliamo del Giordano, noi ne parliamo in senso figurativo e ci riferiamo a quello che è il fiume della morte. E tutti devono attraversare le acque gelide del Giordano, lasciare questa vita per trovarsi all'altra sponda. E sappiamo che quelle acque gelide sono terrorizzanti. Parlare di morte per certi individui significa suscitare mille fantasmi nel loro spirito e nella loro mente, creare uno stato di agitazione. Ci sono degli individui che non vogliono neanche sentir ripetere questa parola e non vogliono sentir ripetere questa parola perché si rifiutano di andare con la loro mente al giorno che si troveranno anche loro davanti alle rive del Giordano. Realmente trovarsi soli là alle sponde del Giordano, io credo che ci sia da tremare, da essere terrorizzati, ma trovarci insieme con Gesù la situazione è completamente differente. Trovarci insieme col Salvatore tutto cambia, l'orizzonte si illumina e si illumina fino al punto che l'apostolo Paolo può dire: per me il vivere è Cristo, ma il morire è guadagno. Io sono distretto da due lati, non so che cosa scegliere, perché io avrei molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. E infatti in questo capitolo che abbiamo letto, egli sta realmente per varcare le acque gelate di quel fiume e in una maniera altamente drammatica. Egli sa che una sentenza di morte significa la decapitazione, ma egli dice: ho terminato il mio corso, ho serbato la fede, adesso io me ne sto per andare a casa. A casa, alleluia. Perché? Attraverso il Giordano insieme con Gesù. Mi sono trovato non una volta sola, ma decine di volte vicino al letto dei morenti. Mi riferisco al letto di morenti che avevano Gesù nel cuore. E posso assicurarvi che non una volta sola, ma molte volte la gloria del Signore si è manifestata in quell'ora piena di solennità. Fratelli, sorelle, in riferimento a coloro che hanno serbato lucidità fino alla fine, posso dirvi che hanno affrontato la morte lodando e glorificando il nome del Signore. Non con la loro carne, non con una forza naturale che era nella loro vita, ma con quella forza che Gesù dà a tutti coloro che lo ospitano nell'anima e nel cuore. Non c'è solitudine per il credente, non c'è solitudine per il figliuolo di Dio, non c'è solitudine neanche nella morte, perché d'altronde egli sa che attraversato quel fiume non si troverà solo. Si troverà con gli angeli e con i santi, ma soprattutto si troverà con Dio, con Cristo, per tutta l'eternità. Alleluia. Oh, lì non si parla e non si parlerà mai di solitudine, no. Questo problema non esiste nel regno dei cieli. Gloria al nome del Signore. Ma torniamo a questo Paolo che dice: niuno si è trovato meco nella mia prima difesa, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato, ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato. Perché il Signore è stato con lui? Chi è Paolo? Esaminiamolo per un momento solo. È Saulo da Tarso. È un uomo che non aveva Gesù. Aveva sentito il suo nome, aveva sentito parlare di lui, aveva udito delle prediche che proclamavano il suo messaggio e la sua dottrina, ma egli non aveva Gesù, si era dichiarato nemico di Gesù e aveva combattuto Gesù
e aveva combattuto il messaggio di Gesù e aveva combattuto la Chiesa di Gesù. Un persecutore della cristianità, un persecutore dei cristiani, un uomo religioso, pio, zelante, ma senza la compagnia di Gesù nel cuore. Ma un giorno egli si era arreso. Ah, l'esperienza sulla via di Damasco, quell'esperienza che Paolo non cesserà mai di raccontare, di presentare davanti a tutti. Oh, l'esperienza sconvolgente che aveva rivoluzionato, ma in senso positivo, la sua vita, l'esperienza che si è conclusa con quella resa di Paolo. Signore, che vuoi tu che io faccia? E adesso è un uomo nuovo, e da questo momento egli c'ha Gesù. Gesù è divenuto il suo salvatore, il suo amico, la compagnia della sua vita. In circostanze particolari potrà essere anche abbandonato dagli amici più intimi e dai fratelli più cari, ma Gesù è rimasto e rimarrà sempre al suo fianco. Ma il Signore è stato meco e mi ha liberato e mi ha fortificato. Gloria al nome del Signore. Ma Paolo, con la sua testimonianza e con la sua esperienza, esprime un messaggio che si indirizza a tutti. A coloro che non hanno Gesù, che forse sono nemici di Gesù, lo sono se non in maniera dichiarata, in modo implicito, lo sono a causa dei loro peccati, lo sono a causa del loro, possiamo dire, del loro spirito di ribellione di fronte al messaggio della verità, all'annuncio dell'Evangelo. Sono dei nemici di Gesù e in quanto nemici di Gesù fino ad ora hanno rifiutato e continuano a rifiutare la sua presenza e la sua compagnia. Vivono soli sotto l'oppressione di questa tremenda solitudine. Ma come Paolo si è arreso, voi vi potete arrendere. Come Paolo ha aperto il cuore per ospitare Gesù, voi potete aprire il cuore ed ospitare Gesù. Come Paolo ha potuto vivere Gesù ed averlo in sua compagnia sempre, anche voi potete vivere Gesù e averlo in vostra compagnia sempre. Come Paolo è giunto fino alle acque del Giordano, al fiume della morte, insieme con Gesù, e con Gesù l'ha attraversato, voi potete realizzare questa benedizione infinita. E soprattutto come Paolo è andato ad abitare con il Signore per rimanere con quell'amico fedele per tutta l'eternità, anche voi potete andare ad abitare con il Signore e vivere con quell'amico fedele per tutta l'eternità. La scelta e la decisione dipendono da voi e soltanto da voi. Gesù è pronto ad essere con tutti, con ogni uomo, perché contemporaneamente egli può manifestare la sua presenza ad ogni individuo che vive in questa società, e quindi è pronto ad essere con voi. Lo volete come il vostro salvatore? Lo volete come l'amico della vostra vita? Come il compagno fedele nel vostro pellegrinaggio? Lo volete come colui che solo può prendere le vostre ansie, risolvere i vostri problemi, guarire le vostre malattie, ma soprattutto salvare la vostra anima? Accettatelo in questa sera. Egli è qui, lasciatelo entrare nel vostro cuore e voi sarete benedetti per tutta l'eternità. A Lui sia la gloria. Amen.
Thank you.